E rieccoci in diretta, TV Week dedicata ad assicurazione e risparmio. Parte oggi questa nuova settimana in cui realizzeremo insomma diversi speciali e che andranno incontro alle esigenze e agli approfondimenti necessari in questo periodo, in un periodo particolare delicato, quello che segue il periodo di contagio da parte del coronavirus. E allora cerchiamo di raccontare come determinate aziende, determinate realtà italiane importanti hanno affrontato questo periodo e come si preparano a uscirne e ad affrontarlo. Sicuramente ci sono diversi aspetti, diverse sfaccettature da approfondire, è il motivo per cui occuperà l'intera settimana la nostra TV Week, il nostro speciale TV Week. In questo caso parliamo di comunicazione, dei nuovi processi di comunicazione e anche in qualche modo rassicurazione verso gli investitori, sostanzialmente comunicare in tempi di crisi. Lo facciamo con tre ospiti importanti. È un piacere avere qui con noi Michele Seghizzi, direttore marketing e relazioni esterne per quanto riguarda Banca Centrale. Michele, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccolo qui Michele, salutiamo anche Giuliano Dacunti, Country Head Italia di Invesco. E allora buongiorno anche a Giuliano. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. E Alberto Nova, Legmason, Marketing Manager Italy e Iberia Region. Alberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Perfetto, vi vedo tutti e tre online con le vostre videocamere, insomma in collegamento abbiamo i nostri ospiti. E allora, dicevamo, comunicazione nel settore finanziario e non soltanto è un tema particolarmente delicato, può fare la differenza in molti casi. Il Covid-19 ha messo comunque alla prova il canonico processo di comunicazione sia verso i professionisti della consulenza sia verso gli investitori, tra nuovi sistemi tecnologici, emotività, un cambiamento del paradigma tra società, professionista e investitori. Cerchiamo di capire quali siano state le grandi sfide, come sono state affrontate e cosa cambierà in futuro, perché prima del Covid, ricordiamoci, la comunicazione era in corso un cambiamento importante, quello che ha portato i social network, una comunicazione non più verbale, non più vocale, ma insomma anche e soprattutto attraverso video, filmati e non soltanto. Poi è arrivato il Covid, in qualche modo ha accelerato forse determinati processi e forse ci sta obbligando in qualche modo a cambiare il cambiamento stesso, quello che stava avvenendo appunto ai tempi dei social, dove forse però c'era anche un eccesso di comunicazione. Quando c'è un eccesso di comunicazione arrivano anche determinati aspetti negativi, uno prima fra tutti possono essere le fake news, ma qui ovviamente qui stiamo parlando di un altro ambito. Torniamo a bomba, come si suol dire, quindi torniamo a parlare di dei nuovi processi di comunicazione e rassicurazione anche verso gli investitori. Io partirei da Michele, che è anche un ex collega e che quindi saluto con piacere. Cerchiamo di capire, Michele, allora come sono stati questi giorni, queste settimane in cui tutto si è bloccato, ma dove comunque le cose devono andare avanti e quindi la comunicazione nei confronti dei clienti, nei confronti degli investitori è diventata ancora più importante. Michele. Sì, grazie Giacomo. Proprio come dicevi tu, c'è stato un cambio di paradigma, direi epocale, nel giro di poche settimane, poiché non è solo quello che riguarda gli strumenti, come dicevi tu, l'accelerazione nel digitale, ma anche nei contenuti. Proprio c'è una ricerca di qualità, di valore, di trasparenza anche nei contenuti. Tutto questo è avvenuto perché le priorità della gente con questa emergenza sono cambiate rispetto a solo quello che pensavamo, leggevamo all'inizio dell'anno. Sono subentrate altre necessità di informazione sull'emergenza, informazione sulla propria salute, sulla sicurezza delle persone e anche le risposte che le aziende, qui si parla quindi di comunicazione corporate, riuscivano a dare, riescono a dare, poiché continua anche questa emergenza in termini di comunicazione, alle persone stesse. Quindi che cosa ci siamo trovati ad affrontare in queste settimane così repentine? Da una parte c'era la volatilità del mercato, tutta la paura che riguarda il nostro settore. Noi siamo gestori dei risparmi delle famiglie, siamo nel private banking, ma ci occupiamo appunto della protezione dei risparmi. Poi coi colleghi anche loro hanno la stessa dinamica e le stesse priorità. E quindi c'era una prima urgenza che era quella di far capire che in questo momento così difficile, quando vi ricorderete tra la fine di febbraio
e l'inizio di marzo la volatilità ha raggiunto dei picchi che non si vedevano addirittura dalla crisi del 2009, quindi bisogna andare indietro veramente oltre 10 anni per trovare questi picchi di volatilità, con il mondo che non sapeva che direzione prendere, poiché non era certa l'entità dell'impatto della crisi, non si continuavano a crescere i numeri dei contagi e necessariamente il mercato era subentrato in questa fase così, così difficile, che ha delle conseguenze anche sui risparmiatori stessi, ma non solo i risparmiatori, ma anche i consulenti, i dipendenti. Noi cerchiamo di parlare a tutte le persone, quindi quando si parla di comunicazione bisogna distinguere bene anche quelli che sono i target e come arrivare a lanciare dei messaggi ai clienti stessi. Noi siamo una dinamica di business, appunto nel private banking, dove il ruolo del consulente è predominante, ha sempre avuto la relazione molto diretta con il cliente. In questa fase ci sono arrivate molte richieste e domande di un contatto più vicino anche con la clientela. Quindi, per riassumere, la prima urgenza è stata quella di capire il cambiamento in corso e i tipi di messaggi da fornire alla gente. Quindi sui dipendenti rassicurazioni sulle tempestività delle misure, in questo devo dire la fortuna di far parte di un gruppo come Generali così ben strutturato, organizzato, che in tempi rapidissimi ha messo in sicurezza non solo la torre di City Life, dove noi siamo come direzione a Milano di Banca Generali, ma lo stesso a Trieste, in tutte le nostre filiali e in tutta Italia. Generali in 66 paesi ha affrontato con la medesima cura tutte le dinamiche in ogni singola country, ma poi allo stesso modo abbiamo cercato di parlare anche ai clienti, rassicurandoli di stare attenti in primis dal rischio emotività, poiché la prima preoccupazione che riguarda un investimento è ovviamente cercare di essere oggettivi nelle valutazioni che lo riguardano e non farsi prendere solo dalle emotività magari dovute alle oscillazioni di mercato nel breve periodo, tanto che poi abbiamo visto da aprile un graduale recupero e molte posizioni sono in parte rientrate, basta vedere il listino di Wall Street o alcuni indici appunto in Europa, per non parlare della tecnologia che addirittura ha toccato nuovi record. Quindi ai clienti rassicurazioni, fortunatamente noi abbiamo oltre 2000 professionisti che fanno questo da tutta la vita, di crisi chi è nel settore ne ha già viste diverse, purtroppo ciclicamente ritornano, non di questa entità è vero. Ma c'è da dire, un aspetto interessante di questa crisi è che la priorità della salute, almeno dal punto di vista dei nostri clienti, ha comportato reazioni molto più composte rispetto alle crisi del passato. Abbiamo visto il cliente molto meno in panico rispetto al passato, quando magari non sapeva dove potessimo andare, che cosa succedeva. Basta pensare alla crisi degli spread del 2011 oppure alla crisi appunto post Lehman tra fine 2018 e inizio 2009. Quindi in questo momento abbiamo visto reazioni più composte sugli investimenti, ma molta incertezza per quello che riguarda ovviamente la situazione e l'impatto della recessione. E invece per quello che riguarda la comunicazione sui consulenti, il nostro messaggio è stato quello di dirvi: vi siamo vicini, abbiamo potenziato e rafforzato tutti gli strumenti digitali per poter esservi vicini, abbiamo attuato delle politiche per poter parlare al cliente, fornire risposte ancora più esaustive in questo momento difficili. E quindi sostanzialmente abbiamo cercato di capire, a seconda del singolo target, che tipo di informazione tempestiva dare. Tornando al messaggio, no? Dicevamo, in termini di contenuti la vera rivoluzione secondo me è qui, perché da una parte gli strumenti, ovviamente il digitale l'ha fatta da padrone, perché noi tutti a casa provavamo a ordinare la spesa da Amazon o dall'Esselunga, senza successo purtroppo, che è stato un casino durante le settimane dell'emergenza. Ma il digitale l'ha fatta da padrone, basta vedere proprio anche l'andamento di certi titoli del settore. E questo ha comportato nel processo di digitalizzazione un'accelerazione anche delle sensibilità delle persone verso questi strumenti. Noi stessi con la nostra digital collaboration abbiamo avuto crescita a due cifre. Nella nostra piattaforma di trading BG Saxo i volumi sono cresciuti del 50%, quindi vuol dire che comunque la gente, al di là della volatilità del mercato, che è un segmento ovviamente diverso, sta guardando anche a modalità diverse di interagire. Quindi c'è una forte domanda di questo. Infatti abbiamo attuato anche delle politiche per la firma dei contratti da remoto tramite mail, abbiamo attuato delle nuove iniziative per consentire proprio al consulente, al cliente, di lavorare bene anche a distanza. Quindi questo per quello che riguarda gli strumenti. Ma in merito ai contenuti, qui sta la vera rivoluzione, perché come dicevamo, quando la gente torna a preoccuparsi delle cose essenziali, della priorità
la propria salute, delle incognite che riguardano non solo l'impresa, ma la recessione, che impatto avrà sul lavoro, sulla nostra vita. Oggi si parla di una stima di meno 10% sostanzialmente di contrazione del PIL, abbiamo visto UK venerdì addirittura meno 20% solo per il mese di aprile, quindi non è una cosa solo italiana ma di tutti. Che cosa succede implicitamente quando ci troviamo di fronte a queste situazioni? Che si torna a voler provare e a sondare le cose vere, si cerca genuinità e trasparenza, quindi le aziende hanno migrato i messaggi da quelli che sono le indicazioni corporate, siano esse di prodotto, siano esse indicazioni sulle soluzioni che hanno a disposizione, e sono subito passate a parlare di valori, perché con la mancanza di punti di riferimento nel contesto in cui siamo, appunto con l'escalation dell'epidemia, le misure del governo che tardano a venire, le misure delle banche centrali con migliaia di miliardi messi sul tavolo, è importante per le aziende. Questa è una dinamica complessiva, non solo di Banca Generali, devo dire la verità, hanno tutti spostato la migrazione, hanno tutti spostato il contenuto su concetti molto più vicini alla vita delle persone. Noi nel nostro ambito, che siamo una banca che ha nella crescita sostenibile proprio la vision, il proprio modello di business, abbiamo fatto lo stesso e abbiamo cercato di farlo esprimendo la nostra vicinanza con la massima trasparenza e sincerità alle persone, ovvero in primis l'emergenza sociale, ovvero come ci siamo adoperati per aiutare la comunità e la collettività ad affrontare questa situazione. Abbiamo stanziato un fondo d'emergenza di 1 milione, abbiamo aiutato il fondo di gruppo anti-Covid da 100 milioni di euro, andando ad esprimere tutte le iniziative che sono state fatte, cosa è stato comprato, quando è stato deliberato, quando è stato consegnato, eccetera. E questo sicuramente non vuole essere, diciamo, marketing speech, ma vuole essere per le persone. Eccolo. La banca ha un ruolo anche sul territorio, ma dopo questo la sfida nuova, già come poi ti lascio per gli approfondimenti. Sì, ti eri paralizzato per qualche istante, ma ti abbiamo recuperato. Ecco, scusa, dicevo, adesso la nuova sfida, al di là del presentare l'impegno nella responsabilità sociale, noi come gruppo, come gruppo Generali, abbiamo molto forte invece l'esigenza di sostenere la ripresa, essere al fianco di questa dinamica così difficile per tutti noi. Il gruppo è uno dei principali operatori al mondo nell'ambito del real estate, uno dei più importanti anche negli investimenti in infrastrutture, e come ha annunciato l'amministratore delegato Donné pochi giorni fa, ha in mente un programma molto ambizioso in tal senso. Come banca uguale, noi siamo, la nostra prima priorità è ovviamente proteggere i risparmi delle famiglie, ma abbiamo cercato di farlo da una parte trovando delle soluzioni che consentano anche di diversificare magari e proteggere da questi rischi di volatilità che poi ci spiegherà meglio Giuliano e Alberto. E ad esempio l'abbiamo fatto andando a riscoprire delle soluzioni meno liquide, come possono essere le cartolarizzazioni, che sono degli strumenti che vanno a finanziare le imprese, vengono poi impacchettati e noi proponiamo alla clientela qualificata in un orizzonte di medio termine con interessi anche interessanti. E allo stesso modo stiamo avviando dei progetti di finanziamento sempre sulle imprese e sull'economia reale tramite queste soluzioni alternative come fondi FIA ed ELTIF, che sono secondo noi un modo concreto e sicuramente d'effetto per aiutare l'economia a ripartire. È il modo per avvicinare il risparmio privato all'economia. Non se ne parla tanto perché, come sappiamo, il risparmio privato sono oltre 4.000 miliardi, è una colonna importante del nostro paese. Ovviamente c'è tanta liquidità in questa fase perché il risparmiatore ha paura a investire, e ci sono oltre 1.500 miliardi sui conti correnti. Il nostro compito è quello di proteggere, aumentare la diversificazione, la decorrelazione, ma anche capire dove c'è opportunità, rischio e rendimento. E in questo caso dobbiamo trasmettere il messaggio che in queste soluzioni per aiutare il paese, se affrontate con la giusta professionalità, c'è valore sia per il cliente e c'è valore anche per la nostra economia. Giacomo. Beh, un volo planare quello di Michele Seghizzi un po' su tutto quanto, cioè partendo dall'impatto del coronavirus sull'economia, sulle dinamiche, insomma, di investimenti da parte
di chi appunto è all'interno del settore e poi insomma andando anche un po' a capire quali sono state le dinamiche all'interno di Banca Generali. Io qui vado da Giuliano D'Acunti, a cui faccio riferimento, diciamo, provo a ricollegarmi con uno dei passaggi che ci ha raccontato Michele, cioè i nostri clienti, diceva Seghizzi, non sono rimasti così, diciamo, spaventati, tornando a parlare di comunicazione, per quanto riguarda quello che è accaduto in queste settimane, in questi mesi di lockdown. Insomma, c'era stato un timore più forte, ad esempio, per quello che accadde a livello di spread nel 2011, insomma, i crisi del debito sovrano di diversi paesi. Non so se, per quanto riguarda Invesco, e quindi la domanda che gira a Giuliano D'Acunti è la seguente, se anche lui ha avuto modo di così osservare una reazione di questo tipo da parte dei clienti di Invesco. E a questo punto cerchiamo anche di capire come si è mosso Invesco a livello di comunicazione e se magari capire anche se i sistemi eventualmente adottati, innovativi, insomma diversi, in questo periodo verranno poi mantenuti anche nel momento in cui tutto verrà normalizzato. Quando verrà normalizzato? Probabilmente molto al di là nel tempo, ma comunque prima o poi questa cosa dovrà accadere. Giuliano. Allora, Giacomo, hai messo sul tavolo un sacco di questioni da entrare, da analizzare, e io ascoltavo con piacere il sempre bravo Michele, perché ha messo nel suo volo planare, nonostante gli aerei siamo tutti a terra, lui riesce a fare un volo planare anche in fase di lockdown. Il primo aereo è il nostro, il primo aereo non autorizzato in volo. Ok. No, scherzi a parte, Michele secondo me ha fatto una disamina molto corretta e molto puntuale di quella che è la situazione. Io proverò a cambiare alcune cose, perché c'è stato un cambio di paradigma, io provo a dare un cambio di prospettiva, perché Michele parlava soprattutto della relazione con i clienti finali. Ovviamente la nostra riguarda soprattutto una nostra relazione, il nostro modus operandi con quello che è il supporto che noi diamo per definizione agli addetti ai lavori, quindi ai consulenti finanziari, sapendo che noi come società di asset management per definizione non possiamo avere contatti diretti con la clientela finale, che rimane di assoluta competenza del mondo della consulenza, come è giusto che sia. E mi sono segnato proprio questa roba che diceva Michele quando parlava della priorità della salute. Io penso che questa situazione straordinaria, eccezionale, tutti parlano se il mondo sarà, quando finirà, sarà come prima o non sarà come prima. Io penso che alcune cose, questo Covid, questa situazione, questa pandemia, ha riconfermato cose che già sapevamo. La priorità, la scala delle priorità. Quando Michele ha parlato della salute, io ricordo bene quando nei nostri incontri con i consulenti viene sempre rimarcato come le priorità assolute dei nostri investitori e della nostra clientela finale rimangano sicuramente al primo posto la salute, al secondo posto la famiglia, al terzo posto i soldi. Si può dibattere tra il secondo e il terzo posto, quindi in classifica tra famiglia e soldi, soldi e famiglia, ma sicuramente la priorità in assoluto da sempre dell'investitore italiano è stata la salute. E questa pandemia ha esploso, se si può dire, ha esploso in maniera virale questa attenzione al concetto di salute, che è un messaggio sano, perché non è soltanto una dinamica regolata dal mondo del denaro, ma è una dinamica che guarda ai valori, ancora una volta a cui faceva riferimento Michele, perché poi i valori sono i valori che si tramutano anche a livello di gestione del risparmio. La gestione del risparmio è un valore che serve poi per la protezione della famiglia e di tutto quello che riguarda il nostro vivere quotidiano. Sicuramente prima del Covid la considerazione è che il digitale era presente, come cosa è successo? Questo ingresso spaventoso, poderoso, importante, violento del digitale, non che il digitale prima non ci fosse, però sicuramente la dimensione del digitale aveva una è entrato in maniera molto più marginale, in maniera molto più silenzioso, e iniziava soprattutto nel mondo della finanza, perché sul mondo dei social, a cui si è fatto riferimento all'inizio, all'utilizzo a volte esagerato, eccessivo dei social, ha provocato danni non soltanto nel sociale, ma anche nella vita politica e altro. Nel mondo dell'economia questo è stato un po' più ridimensionato, però sicuramente l'impossibilità
di creare meeting fisici, che sono stati da sempre essenza fondamentale nel rapporto sia tra consulente e cliente finale, sia tra noi asset manager con i consulenti finanziari, ha spinto noi tutti a creare delle alternative. Quindi sicuramente la pandemia ha funzionato come uno straordinario acceleratore per colmare il divario esistente tra comunicazione tradizionale e comunicazione digitale. Ora il digitale è diventato un must. Non si può più, non si può più lavorare senza il concetto digitale. Io questo immagino, poi avrò piacere di parlarne anche con Michele quando ci vedremo fisicamente, perché l'incontro fisico non potrà mancare da qui a attendere. Questa esperienza digitale ci porterà anche a rivedere le modalità di elargizione, lasciatemi così dire, di quelle che sono le informazioni finanziarie che noi dovremo continuare a condividere con i nostri consulenti. Sicuramente il fatto di avere meeting virtuali favorisce, aumenta sicuramente il concetto di efficienza. Pensate a quante volte ci si doveva spostare da un luogo a un altro con un dispendio evidentemente di tempo, e quando si dice che il tempo è denaro, in alcuni casi veramente il tempo è denaro. Quindi sicuramente questo porterà a un'accelerazione dell'efficienza. Sarà importante da parte di tutti riuscire a creare delle piattaforme, degli strumenti, a dotarsi di piattaforme che possano agevolare la comunicazione, ma ciò che rimane fondamentale, ciò che rimane indiscusso, è che dovrà rimanere persistente il concetto di comunicazione. Quindi, tornando al concetto dei valori, della salute, e tornando a quella discussione sui mercati, è vero, è stato un momento molto difficile sui mercati, che però sono stati gestiti molto bene, non soltanto la clientela finale, ma anche e soprattutto, permettetemi di dire, al consulente finanziario. Noi non abbiamo assistito a chiamate isteriche dal mondo, e non soltanto, permetto di dire, da parte di banca generali, dai consulenti di banca generali, ma dal mondo, dall'industria della consulenza finanziaria in maniera trasversale. Questa è la dimostrazione anche del fatto, e Michele, che se ne occupa tantissimo di questo, lo sa bene, che sempre più educando e informando i nostri consulenti, un consulente più informato e più educato riesce a gestire in maniera sicuramente più intelligente e più efficiente nel momento della criticità. E lo stesso dicasi del cliente, perché quello che noi facciamo con i consulenti di banca generali, i consulenti in generale, lo fa il consulente di banca generali con il suo cliente. Quindi da sempre pensare che avere un cliente, cioè spesso si riteneva che un cliente non informato fosse più facile da gestire. No, è cambiata sicuramente la dinamica. Oggi il cliente è sempre più informato, bisognerà sicuramente informarlo nella maniera più corretta possibile. Tornando poi alla tua declinazione, alla tua domanda, Giacomo, su quelle che saranno poi le modalità, dovremmo inventarcene di nuove, di esotiche, di più eccitanti e variegate, nel senso che è evidente che oggi il livello di attenzione, quando parliamo nel fisico, molto probabilmente si riesce a tenere molto di più attenzione rispetto a che un evento digitale. Riuscire a creare eventi digitali o virtuali che vadano dritti al punto e che non si perdono in lucubrazioni sicuramente può avere un senso. Riuscire a trovare eventi che creino engagement, quindi interesse costante e partecipazione anche virtuale da parte del consulente, questo avrà senso. E poi quello che rimane fondamentale è sempre una comunicazione che deve rimanere semplice, trasparente e chiara, e che vada dritto al punto. Noi su questo ci stiamo adoperando tanto, poi non so se avremo modo, mi auguro, di parlarne nel corso di questa chiacchierata, però sicuramente abbiamo messo in atto tutta una serie di strumenti diversi che devono servire non soltanto nella relazione tra noi e il consulente, ma che devono essere anche uno strumento che il consulente potrà e dovrà utilizzare nei confronti con il cliente finale. In alcuni casi, permettetemi di dire, abbiamo creato anche modalità in cui noi comunichiamo direttamente col cliente finale, ovviamente senza mai parlare di prodotto, perché a società come la nostra, società di asset management che vendono prodotti, non possono per definizione legalmente parlare di prodotto, però sicuramente scambiare idee su tematiche, su problematiche, sicuramente aumenta e accresce quel concetto di conoscenza che diventa fondamentale per avere una catena che funzioni nella maniera più efficiente possibile. Molto bene, io a questo punto vado da Alberto Nova, Legg Mason, per cercare di magari dare uno sguardo più ampio
al tema principale, che è appunto quello della comunicazione. Finora direi che è emerso il fatto che da parte dei clienti non c'è stata una reazione troppo all'insegna del panico, ce lo ha confermato anche in questo suo ultimo intervento, insomma, in qualche modo Giuliano D'Acunti. E allora ad Alberto chiedo se questo appunto è stata una reazione tutto sommato che era anche in qualche modo prevedibile, oppure no, forse in qualche modo eravamo preparati dopo quanto abbiamo attraversato negli ultimi anni, insomma, le crisi che ci siamo lasciati in qualche modo alle spalle, o se invece semplicemente c'è più consapevolezza. Non so quanto ce ne fosse per merito dell'utilizzo dei social network, che è un po' diciamo lo strumento che ci viene più in mente quando parliamo della nuova comunicazione. Adesso ad esempio Giuliano diceva dovremmo inventarcene ancora di nuove, anche di più esotiche, ha usato questa espressione, su cui poi magari torniamo volentieri. Ecco, la sensazione comunque è che se si comunica di meno, forse in questo momento può essere una soluzione, a patto che si comunichi meglio, ovviamente, non solo ai clienti, non solo tra di noi, ma in generale, insomma. Alberto Nova, sentiamo il tuo parere. Allora, a me tocca l'improbo compito di in qualche modo fare un po' da raccordo dopo questi due eccellenti interventi che mi hanno preceduto. Allora, io ho preso alcuni appunti e vengo subito alla risposta alla tua domanda. Comunicare di più o comunicare meglio? Allora, in linea di principio, comunicare meglio sarebbe già in qualche modo un obiettivo. Okay. Dal mio punto di vista, e credo che sia stato anche, sia anche condiviso da alcuni accenni che i colleghi hanno fatto nei loro interventi, c'è un tema di cambiamento nella qualità della comunicazione. Noi oggi siamo passati in una fase che, citava Giuliano poco fa, probabilmente non è destinata a distinguersi, ma è destinata a convivere in una situazione di new normal, in cui i canali di comunicazione virtuale hanno avuto un balzo in avanti a doppia cifra, citava giustamente Michele nel suo intervento, e sono destinati comunque a rimanere, credo, nel medio-lungo termine un perno della comunicazione. È chiaro che in questo ambito, soprattutto su alcuni canali specifici, penso ad esempio ai social che sono stati menzionati, conquistarsi una fetta di attenzione è molto più complesso, è molto più articolato, è molto più, anche se vogliamo, incentivante, accattivante per chi si occupa di comunicazione rispetto ai canali tradizionali, soprattutto in un settore come il nostro che, lasciatemelo dire, con delle rare eccezioni degne di nota, è un settore che è estremamente arretrato rispetto a tanti altri settori da questo punto di vista, cioè nel livello di cosiddetta digital literacy, cioè la preparazione nell'uso dei canali digitali come strumenti di comunicazione. Ora, mi verrebbe da dire che sul comunicare meglio andrebbe di pari passo con anche il comunicare un pochettino di meno, perché nella primissima fase della disruption che abbiamo vissuto, parlo quindi dell'inizio del lockdown, c'è stata una invasione bulimica dei canali digitali da parte di tutti i player del settore, con una serie di messaggi che volevano essere di prospettiva, di view, in parte anche rassicuranti, ma che credo abbiano lasciato spazio nella confusione ad alcuni operatori meno seri di quelli oggi coinvolti in questa call, per andare a fare un pochettino di free riding su alcune specifiche tematiche di investimento. Amo è sempre meglio presentare nei modi e nei tempi dovuti e non nella confusione di una pandemia. Quindi credo che comunicare meglio debba essere l'assunto da qui in avanti. Dal mio punto di vista, questo evento che ci ha colpiti tutti e che, come citava Michele all'inizio, colpirà duramente l'economia e avrà distacchi nel medio e lungo termine, non possiamo pensare che quando riapriranno gli aeroporti sarà tutto come prima, in qualche misura, è stato però un grosso catalizzatore. Da parlo di noi. Pensavamo che il livello di preparazione degli utenti medi italiani in termini di accesso e familiarità con gli strumenti digitali fosse molto basso. L'Italia, come sapete, era sempre in fondo alle classifiche europee per livello di diffusione e utilizzo dei canali digitali. Ora abbiamo scoperto invece che questo evento è stato un catalizzatore fondamentale per creare un'accelerazione che ha in parte colmato quel digital divide che ci caratterizzava rispetto ad altri paesi.
Dal mio punto di vista è questo il punto fermo da cui ripartire, cioè da qui non torneremo indietro. Questo gap che è stato colmato è un gap che ci portavamo dietro storicamente, penso da quando abbiamo inventato internet, ora dalla notte dei tempi, e che oggi abbiamo avuto la possibilità, traiamo un insegnamento positivo da tutto quello che è successo, che di positivo a ben poco, ci ha dato la possibilità di fare un salto di qualità in avanti, quando ripartiremo da una nuova condizione. Lasciatemi però dire, come citava Giuliano, che la nuova condizione dal punto di vista non è una condizione di digital only. Ci sarà un blend, credo, di formule di contatto e di comunicazione che continueranno a passare per il contatto fisico, perché per chi come noi fa un B2B e immagino anche per chi ovviamente fa B2C sul private bank, poi qui Michele ci dirà se sbaglio o meno, il contatto umano rimane centrale perché è il fattore chiave per generare fiducia. Così noi abbiamo necessità di generare fiducia nei consulenti finanziari, i consulenti finanziari hanno necessità di generare fiducia nei loro clienti. Il contatto umano si manterrà e anzi la qualità di questo contatto verrà proprio rivalutata dal mio punto di vista da quello che ci ha tenuto fino ad oggi lontani. Si cercherà, io penso, credo, un uso più intelligente del nostro tempo. Se prima il contatto diretto era un contatto che ti dava la possibilità di partecipare a eventi, iniziative, fiere, tutto sommato senza valutare la reale utilità di quelle iniziative, oggi dovremo tutti un maggior valore al tempo che spendiamo con le altre persone. Per due ordini di ragioni, credo. In primis, quando abbiamo imparato, non è un dato di fatto, è qualcosa che rappresenta una conquista il tempo insieme e quindi aumenta il suo valore. E in secondis perché ci siamo resi conto che per tutte quelle informazioni che sono centrali e fondamentali e che non costituiscono il core asset delle nostre relazioni, possiamo tranquillamente ricorrere ai canali digitali che abbiamo imparato benissimo ad utilizzare. Fatemi fare solo un inciso sui temi della comunicazione. Entrambi i colleghi hanno menzionato un cambiamento nelle tematiche, un spostamento di sensibilità, da una sensibilità più marcatamente, lasciate dire, quantitativa, quanto fa oggi il mercato della volatilità, a una sensibilità più qualitativa. Io ho degli interessi di vita che anzitutto presuppongono la tutela della mia salute, la tutela della salute della mia famiglia e poi la tutela del mio benessere economico. Nel dubbio di Giuliano io metterei in questo ordine, diciamo, i primi tre. Ora, detto questo, questa è un'opportunità enorme perché chi di noi saprà veramente fornire non una comunicazione opportunistica, ma un valore su queste tematiche, cioè suonare nelle stesse corde di una clientela che oggi nuove sensibilità che sono più legate ai propri progetti di vita, ai propri linguaggi, ecco, chi saprà suonare in questa direzione credo che otterrà un gran competitivo che gli verrà tolto poi dal ritorno tra virgolette alla normalità. E attenzione, dal mio punto di vista, suonare rispetto ai clienti non vuol dire fare, passatemi il termine magari poco, un po' prosaico, fare delle manfrine valoriali, cioè ripartiamo insieme, siamo tutti insieme, ce la faremo insieme, ma significa dare veramente degli elementi oggettivi di valore al cliente, su quale cliente si possa identificare, se è cliente un B2B o un B2C, poco conta, trarre uno spunto per estrarne un valore. Ecco, secondo me quella è un pochettino la sfida che, come accennava Giuliano, avrà bisogno di grande creatività da parte nostra, però è un'opportunità non indifferente che credo ci si apra di fronte. Perfetto, adesso Alberto, per migliorare anche un po' il collegamento audio, tu rimani lì, non muoverti, ma la regia proverà magari anche a contattarti telefonicamente, così riusciamo anche a migliorare appunto la qualità audio del tuo intervento, che comunque si è sentito sostanzialmente il messaggio è abbastanza chiaro. E allora io qui tornerei da Gennaro D'Acunti, gli chiedo, dato che prima appunto diceva dovremmo inventarci qualcosa di nuovo, qualcosa anche di più esotico, adesso Alberto ha detto occhio però perché il confronto fisico è lo strumento più importante, il modo migliore per
trasmettere quella fiducia di cui inevitabilmente c'è bisogno in questo periodo, nonostante comunque i clienti abbiano dimostrato così, insomma, una capacità di sostenere il panico che si è visto sui mercati e non soltanto. Detto questo, però, insomma, è il contatto fisico che rimane comunque il principale modo per garantire un'assistenza ideale al cliente. Cosa ne pensi, Giuliano? Allora, io penso che, come è successo nel mondo dell'economia reale, e come è successo, guardo, penso per esempio al mondo dell'automotive. Nel mondo dell'automotive qui sì. Ci sarà l'esplosione. Mantengo il video aperto. Sentiamo intanto, sì, sentiamo il ritorno audio di Alberto che sta parlando, sì, con la regia per migliorare la qualità audio, però adesso dovremmo riuscire a risolvere. Ti ridò la parola, vediamo come va. Grazie Giacomo. Dicevo che, come è successo in economia reale, così si sta verificando oggi anche nel mondo della finanza, l'esplosione dell'ibrido, ovvero sono passate, sì, le macchine che prima erano benzina o diesel, ora anche nelle nostre policy aziendali il messaggio è le auto devono essere soltanto quantomeno ibride, non dico elettriche, ma quantomeno ibride. E quindi è quello che sta succedendo anche nel mondo della comunicazione. Dovremmo ragionare con entrambi i due fattori, quello che penso che su questo siamo tutti fondamentalmente d'accordo. Non si può prescindere dal fatto di avere una comunicazione che sia molto più efficiente. Efficiente significa risparmiare i tempi, efficientare i tempi di cui abbiamo detto prima, però questo non esclude il fatto che ci debba essere un contatto e creare eventi fisici che possano scaricare a terra tutte le informazioni di cui che sono messe in campo. Cosa abbiamo fatto noi, tanto per dare degli esempi concreti? Beh, sì, un po' di iniziative ce ne siamo inventate, Giacomo. In realtà mi piace, dato che il tema della comunicazione non è un tema che nasce con di una maggiore comunicazione, non è che nasce con il tema Covid, è quando e quando Alberto faceva riferimento a una comunicazione che andasse a colpire, che andasse a centrare quelli che sono i bisogni, i sogni e i bisogni e le necessità dei nostri clienti, in qualche modo ci siamo già mossi un po' tutti in precedenza. È stato chiaro a tutti che non si potesse più vendere la tecnicality di un prodotto di investimento quanto la capacità di riuscire a trasferire la soddisfazione di un bisogno o di un sogno, di una necessità. Tanto per darti un'idea, noi abbiamo creato prima dell'esplosione del Covid, quindi la data di partenza è agli atti, il 14, una data che si ricorda, il 14 di febbraio, il giorno di San Valentino. Noi abbiamo lanciato quella che si chiama Edicola Invesco, un progetto che nasce con l'obiettivo proprio di rendere, che sono dei podcast su, sì, Spotify, registrati quotidianamente, della durata di un minuto e mezzo, che avevano la necessità, l'avevo l'obiettivo, ovviamente in un minuto e mezzo non tratti nulla, ma è soltanto per condividere con la nostra clientela finale degli spunti che potessero sottolineare l'importanza di un investimento consapevole. E posso fare riferimento alla necessità di gestire il panico, all'importanza dell'orizzonte temporale, a tutta una serie di discussioni. E chi è stato coinvolto in queste discussioni? Beh, a volte un consulente finanziario, anche ricordo con piacere la partecipazione di un consulente finanziario di Banca Generali, a volte dei clienti finali, a volte lo stesso, anche sono stato coinvolto io, colleghi miei dell'asset management, per dare il nostro punto di vista. Quindi la necessità di dare una comunicazione più fresca, rapida e veloce, quella c'è sempre stata. Sulla parte dei consulenti, quello che abbiamo fatto è, non avendo la possibilità di dare aggiornamenti costanti e continui, ci siamo inventati. Abbiamo creato delle videopillole molto brevi, di 4-5 minuti, perché io sono sempre dell'idea che si possa riuscire a trasferire un concetto, un'idea, non necessariamente in 30 minuti, ma lo si può fare anche con qualche minuto in meno. Quindi torniamo al concetto di less is more, dove il less deve essere pieno di qualità, non può essere less soltanto dal punto di vista quantitativo. La qualità deve essere preservata, anzi deve essere esplosa. E altre cose che abbiamo fatto in questa fase in cui tutti ci siamo buttati nel mondo della comunicazione digitale, e aver creato dei webinar. Ce ne sono fin troppi dal mio punto di vista. Quello che vedo è che gradualmente i consulenti si stanno, in maniera sana, disaffezionando
gradualmente a questi webinar che in realtà coprivano praticamente tutta la giornata. C'erano webinar dalle 8 del mattino alle 7 di sera, quindi se dobbiamo efficientare anche il lavoro del consulente, non può essere un consulente dedicato esclusivamente ad ascoltare webinar di tutti di Invesco come tutti gli altri asset manager nel corso della giornata. Quindi anche lì andremo, penso, ad una ad una sorta di razionalizzazione e efficientamento. Per quello che riguarda noi, stavo già pensando che forse in questa fase estremamente affollata avrebbe senso ridurre anche i nostri webinar per evitare congestioni ed inutili, perché poi quando l'informazione diventa troppo eccessiva crea disinformazione. Quello che abbiamo fatto in maniera un po' più facevo prima a qualche evento esotico, è quello di aver coinvolto alcune volte persone che non riguardano, che non c'entrano nulla col mondo della finanza. Ricordo con piacere un evento, una webcast creata con Giulio Tremonti un mese fa, con uno straordinario, senza entrare nei numeri, uno straordinario numero di partecipazioni di consulenti, che dimostra come spesso parlare di non finanza con degli operatori della finanza crea ancora maggiormente, per definizione, più interesse. Quello che abbiamo fatto invece settimana scorsa è aver creato una sessione dedicata a un confronto, incontro e confronto, ad esempio con Mutti, con l'amministratore delegato dell'azienda che produce il pomodoro, la passata di pomodoro Mutti, ma più che altro perché si voleva dare un link, l'opportunità di fare domande su chi è coinvolto in economia reale, perché molto spesso si parla di come i mercati finanziari abbiano un andamento dicotomico rispetto a quello che è poi quello dell'economia reale. Quindi di vari canali li abbiamo messi in piedi, abbiamo creato adesso, tanto per darti un'idea, un portale che si chiama Guardiamo Insieme al Futuro, dove l'idea è quella di mettere insieme questo portale delle soluzioni descritte in maniera estremamente semplice, Giacomo, estremamente semplice, quelle che sono le caratteristiche di queste soluzioni, in maniera tale che possono essere comprese anche da mia mamma, che è maestra di scuole elementari. Quindi questo non vuol dire abbassare il livello della qualità della comunicazione, significa esplodere quelle che sono le caratteristiche, targetizzandole sul tipo di cliente che noi dobbiamo andare in qualche modo a soleticare. Michele, c'è Giuliano che ha citato alcune parole chiave, secondo me, facendo proprio esempi pratici: webinar, podcast, webcast. In particolare è anche curioso il fatto che diceva i webinar hanno già stancato, anche perché durano veramente tanto, dalle 8 del mattino fino a tardo pomeriggio. E quindi torniamo alla questione di come si debba provare a adattare, insomma, questi nuovi strumenti, che non sono nuovi, c'erano anche prima, probabilmente, anzi sicuramente in altri paesi erano già molto sviluppati, però forse bisogna già essere pronti ad andare oltre, o quantomeno essere pronti a cercare di soddisfare, perché poi alla fine parliamo di comunicazione nei confronti degli investitori con questi strumenti, ma in qualche modo cercando di contenerli e di non dimenticarci, ha fatto l'esempio dell'ibrido Giuliano, e quindi una via di mezzo che deve essere quantomeno un tentativo va fatto, insomma, per andare in questa direzione. Poi ovviamente alla perfezione non si arriverà subito, magari non si arriverà mai, ma nel corso del tempo è importante riuscire ad avvicinarsi il più possibile, insomma, da questo punto di vista. Sì, proprio così, Giacomo, ha ragione Giuliano, che ha sempre il polso, la sensibilità di quello che succede non solo nelle reti, ma anche a livello di propri interlocutori. I webinar sono stati un canale importante che anche noi ovviamente abbiamo utilizzato nei momenti di picco di volatilità, perché l'emergenza era, da una parte, cercare di dare più informazioni possibili, accurate, da trasferire poi al cliente su quello che stava accadendo, e anche portare avanti dei percorsi formativi proprio per questo cambiamento che sta avvenendo complessivamente verso gli strumenti digitali, verso un mercato inondato da liquidità, dove le certezze in certi parametri stanno cambiando, e per altri c'è anche volontà di approfondire molto bene anche della clientela alcune aree tematiche. Questo è un aspetto che metto sul tavolo, ovvero la volontà di selezionare con maggiore attenzione non più poi tradizionali approcci di investimento, value growth, ma ad esempio andare più su aspetti legati
alla tecnologia, all'innovazione, direi come tematica, oltre alla sostenibilità. Quindi l'universo ESG sicuramente è molto richiesto. Quindi questi tipi di approfondimenti sono stati importanti per creare il substrato nei consulenti su una richiesta dalla domanda dai clienti che stava avvenendo. Sono d'accordo che questa fase è superata. Adesso i consulenti hanno bisogno di ripartire, di avere tempo a disposizione, perché nel nostro business, che è la cura dei patrimoni, l'aspetto relazionale è tutto. L'hanno sottolineato i colleghi, anche Alberto precedentemente, Giuliano stesso. L'aspetto relazionale non è modificabile, è un aspetto su cui anche in futuro continuiamo a puntare. Ovviamente bisognerà tenere conto delle expertise, delle competenze che sono cambiate, ma anche dell'approccio più snello, più agile che si è venuto a creare in questo contesto da parte della clientela. Quindi operazioni che sono un po' una commodity, che prima magari venivano comunque fatte tramite il consulente o tramite lo sportello, adesso magari il cliente ha imparato un po' di più ad avvicinarsi al digitale. Questo non vuol dire che per le proprie scelte di vita, per la pianificazione delle proprie scelte future, ci siano cambiamenti. Quello non lo puoi fare né con un algoritmo né con uno schermo davanti, lo devi fare con qualcuno che conosce perfettamente i tuoi bisogni, sappia aiutarti nel compiere le scelte e andare ad analizzare le motivazioni più importanti e anche la selezione delle magari soluzioni più accurate per te. Quindi noi rimaniamo molto positivi ovviamente sulle prospettive di fare delle iniziative sempre vicine alla clientela, quando le condizioni lo renderanno possibile. In questo momento abbiamo cercato di trasmettere questa nostra dinamica e filosofia all'interno dei format digitali. Il povero Mossa, il mio amministratore delegato, l'ho schiavizzato per 2 mesi facendogli fare tutti i tipi di interviste, sia su ambiti tematici, ma sia, come diceva Giuliano, anche al di fuori, proprio per cercare di stare vicino alla gente e raccontare il modello di Banca Generali, non solo l'offerta, che non è quello la finalità, ma soprattutto in termini valoriali. Per quello abbiamo anche usato la nostra testimonial, ad esempio la Brignone, che ha vinto la Coppa del Mondo, è stata con noi diverse volte. Sì. Abbiamo lo chef Oldani, che condivide con noi lo stesso approccio, diciamo, democratico, ha un concetto di qualità allargato al mondo del food. In generale abbiamo messo interlocutori imprenditori, dinamiche diverse, proprio per raccontare quello che sta accadendo e cercare di dare degli spunti che siano interessanti e costruttivi su quello che esprime la banca e che può aiutare nei confronti del cliente. Un altro aspetto da considerare per le sfide future che ci attendono è ovviamente questa selezione di informazione, no? Perché l'eccesso non è mai positivo, lo avevamo già sperimentato in passato sia nei confronti dei consulenti che si trovano ogni giorno a dover selezionare una miriade di informazioni diverse, sia nei confronti del cliente che sì, durante l'emergenza lo vediamo dai numeri dei giornali che sono incrementati, non tanto le vendite perché ne dicono non si poteva andare ad uscire, ma sul digitale è stato un incremento pazzesco e questo è stato molto gratificante per tutti i colleghi, per te stesso Giacomo, per i colleghi giornalisti che sono trovati a dover raccontare una dinamica con molto interesse da parte della clientela. Allo stesso modo anche nel nostro campo i clienti volevano più informazioni. Quello che adesso però serve è cercare di tornare a delle, diciamo, radici più sane di un concetto di informazione, trasmettendo i valori che sono portanti, che possono portare ad una corretta scelta del proprio futuro, trasmettendo però in più il valore di sposare una realtà. Quello che emerge sempre di più è una tendenza già in atto con la sensibilità sempre maggiore verso il mondo green, il mondo della sostenibilità, è proprio il cliente vuole conoscere la realtà aziendale con cui ha a che fare. Questa è una realtà, è una dinamica che anche gli amici dell'asset management sanno da diversi anni, tanto che ormai hanno spinto molto sul concetto di brand e sulla visibilità del brand anche gli stessi asset management negli ultimi anni, proprio per far conoscere i valori che esprimono. Alcuni ne hanno fatto addirittura una bandiera collocandosi in maniera diversa. Però questo è un aspetto importante perché la gente nel dettaglio quali sono. Abbiamo qualche problema con Michele Seghizzi. In questo caso secondo me è un passo in avanti, sfida molto interessante che ci porta poi a essere tutti più vicini, più trasparenti e cercare di migliorare il nostro lavoro, e alla fine quello che vogliamo è la relazione col cliente e la soddisfazione stessa.
Lo abbiamo recuperato, Michele, perfetto. Allora, per chiudere, abbiamo ancora 5 minuti, forse anche qualcosina in più. Io torno da Alberto Nova, perché poi, insomma, abbiamo sentito Michele Seghizzi come ha ulteriormente approfondito il tema anche sulla capacità di selezionare la qualità di informazioni che abbiamo a disposizione e anche gli strumenti che abbiamo a disposizione. Poi non dimentichiamoci, Alberto, che ci sono anche gli eventi, insomma, quello che accade nel mondo, e sulla base di questo bisogna cercare di avere una comunicazione più trasparente possibile con i clienti e non soltanto con gli investitori. Penso ad esempio che, insomma, non è che anche nel momento in cui dovessimo uscire dalla Covid-19 andrà tutto bene, magari fosse così, perché poi abbiamo le banche centrali che a detta di molti intervengono, ma ormai il loro modo di intervenire non serve più come serviva una volta. Abbiamo Cina e Stati Uniti che se ne danno di santa ragione tra tecnologia, dazi e non soltanto. C'è una Brexit che comunque ci tiene in allerta, un clima di incertezza generale davanti al quale comunque non si può essere indifferenti. Insomma, non è che chiudiamo la questione Covid e a quel punto vento in poppa. Ma guarda, allora io penso che, spero mi sentiate correttamente adesso. Ti sentiamo bene. Benissimo. Allora, io penso che, come giustamente menzionato, quello che sta succedendo sui mercati negli ultimi giorni lo testimonia. Dobbiamo in qualche misura porci anche qui sull'idea di una nuova normalità, in cui sicuramente sarà molto più complicato, molto più complesso resistere agli stimoli, alle provocazioni, agli stress test che ci arriveranno a livello di comunicazione, di informazione a livello globale. Tu hai menzionato alcuni temi che erano in realtà, diciamo, nei tubi già da tempo, ad esempio le guerre commerciali, ma sicuramente andremo a vivere nel prossimo futuro di un livello, probabilmente, almeno a livello di informazione, di tensione crescente. Tensione crescente non vuol dire necessariamente una situazione di panico, vuol dire semplicemente la capacità di gestire informazioni, di gestire stimoli sempre più importanti, sempre più provocatori, sempre più in qualche modo distonici rispetto a un modello di forse sviluppo lineare che tutti noi ci eravamo un pochettino fatti e sui quali ci eravamo un po' assopiti. Io credo che sia importante ribadire, sia per chi fa B2B sia per chi fa B2C, che l'asset fondamentale è la fiducia. Nel momento in cui tu parti da un rapporto di fiducia e questo rapporto lo costruisci nel tempo, e il rapporto di fiducia non intendo solo come la finalizzazione della vendita, ma intendo come fornire un supporto nel tempo, diverrai per forza di cose un punto di gravitazione per il tuo cliente. Quindi tanto maggiore è, credo, la tensione là fuori, tanto maggiore là fuori è l'incertezza, tanto più rilevante sarà il ruolo che tu avrai nel gestire la relazione con i clienti. Quindi ancora una volta, in queste incertezze, questo cappello per dire che cosa? In queste incertezze io vedo un'opportunità per noi, la vedo per gli asset manager che hanno saputo generare con i loro clienti, con i loro distributori in Italia, un rapporto fiduciario nel tempo, costruito su basi solide. Questi diventeranno per forza di cose un centro di attrazione e di gravitazione per la clientela, e lo vedo per i distributori, per chi fa private banking, per chi fa consulenza finanziaria, perché se il consulente, se il private banker ha saputo costruire negli anni tra virgolette buoni, nel momento in cui arrivano momenti non meno buoni, semplicemente momenti di maggiore probabilmente turbolenza o incertezza, credo che ancora più forte sarà quel legame. Quindi ancora una volta è un catalizzatore, si andrà a sfoltire, sfrondare relazioni inutili o poco produttive per andare a concentrare tempo, risorse, intelletto su quelle relazioni che hanno saputo creare valore e che probabilmente creeranno valore nel futuro. Lasciami aggiungere solo una cosa, ti rubo 30 secondi. Vai. Sono stati menzionati alcuni temi di gestione. Io credo che il tema dell'ESG, che è stato menzionato da Michele, sia un tema chiave, ma un tema chiave per valutare la risposta di comunicazione. Ossia, siamo stati per mesi bombardati da prima della pandemia dal tema ESG, come se l'ESG fosse che misura un prezzemolo da mettere su qualunque soluzione di investimento. E sembrava quasi che l'ESG diventasse una sorta di greenwashing di qualunque strategia di investimento. Chi come noi e come altri ha lavorato seriamente in questa direzione si è reso conto che durante la pandemia, durante il lockdown,
flussi in uscita massicci hanno colpito tutte le capability, a prescindere dal loro valore nel produrre risultati, tranne quelle ESG che hanno continuato ad avere raccolta positiva a livello globale. Sarà un segnale questo del fatto che, a prescindere dalle etichette, possiamo realmente credere di poter introdurre in questo mercato, che è molto magmatico e cambia in modo molto lento e progressivo, della vera innovazione, cioè far percepire alcune innovazioni, alcuni elementi di valore come quello dell'investimento socialmente responsabile, non semplicemente come una moda o come appunto una etichettatura fashion di qualcosa che già esisteva, ma come realmente un commitment da parte dei produttori, dei distributori e dei clienti verso un modello anche di risparmio gestito più sostenibile. Perché un'altra cosa che accennava Michele, o forse è stata accennata da te in precedenza, c'è un mare di liquidità ancora in giro, anzi questa liquidità probabilmente andrà a crescere per una contrazione dei consumi, ci sarà comunque un'opportunità crescente per chi dà valore. Per cui ancora una volta, il mio messaggio forse è un po' monotono, però se siamo in grado di dare valore nel contenuto così come nella comunicazione, si apre una stagione di nuove opportunità per tutti noi. E allora grazie ad Alberto Nova, Marketing Manager Italy Iberia Region di Legg Mason, grazie a Giuliano D'Acunti, Country Head Italia Invesco, e a Michele Seghizzi, Direttore Marketing e Relazioni Esterne per quanto riguarda Banca Generali. C'è chi ha parlato da casa, c'è chi ha parlato dall'ufficio, c'è chi ha parlato anche in macchina, evidentemente in direzioni lavorative, e non soltanto, quindi è anche da qui che si può vedere come la comunicazione si evolve e come sta cambiando. Grazie a voi ovviamente, e alla prossima, e vi auguro ovviamente buon lavoro e un buon inizio di settimana. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. E allora, abbiamo avuto modo di approfondire un tema fondamentale che riguarda tutti noi, riguarda gli investimenti, riguarda quello che di fatto è il primo appuntamento della speciale TV Week delle fonti TV, assicurazioni e risparmio, in questo caso più risparmio che assicurazioni, ma come cambia la comunicazione, come è cambiata, come dovrà cambiare, quali sono i temi che la comunicazione dovrà affrontare in questo post-Covid, senza dimenticarci che comunque insomma non esiste solamente il Covid, esistono anche molti altri fattori. Esiste, come ha spiegato Alberto Nova nel finale, un risparmio privato ancora molto molto importante, ed è da questo risparmio evidentemente che bisognerà ripartire e cercare di concentrarsi su gli aspetti e settori che sono più importanti, con l'utilizzo di nuovi strumenti, quelli digitali e non soltanto, senza dimenticarci comunque che appunto è il rapporto personale, il rapporto fisico da cui sostanzialmente possono nascere e sono sempre nate storicamente idee e così insomma i progetti migliori. Un ibrido, insomma, come ha spiegato appunto Giuliano D'Acunto nel suo intervento, ricordando quello che sta accadendo nell'ambito dell'automotive. Noi ci fermiamo per un breve break pubblicitario, torniamo a riparlare ovviamente di mercati finanziari, perché comunque continua il momento rosso delle borse, ma diciamo che stanno cercando in qualche modo di limitare le perdite. Ne riparliamo tra poco, dopo il nostro break.